Grazie Enzo. Dopo una notte di bombardamenti a Gaza, la situazione sembra di nuovo tranquilla, ma è una tregua che potrebbe essere rotta in qualsiasi momento. Allora vediamo che cosa è successo con il corrispondente da Gerusalemme, Piero Marrazzo. È stata una notte, quella trascorsa a Gaza, che ha visto lanciare razzi da Hamas e bombardare con elicotteri, caccia e droni gli israeliani. Poi, verso le 4, poco prima dell'alba, non si sono sentite più esplosioni. E senza ombra di dubbio, una tregua fragile. Non c'è, come sempre, un formale cessato il fuoco tra le parti, ma il lavoro diplomatico sotto la linea c'è. Protagonisti, in primo luogo, gli egiziani. Riavvolgendo il nastro, tutto ha avuto inizio ieri con il lancio dalla striscia da parte di Hamas di un razzo potente e di lunga gittata che ha distrutto una casa a nord di Tel Aviv ferendo 7 persone. Nel pomeriggio, con una elevata potenza di fuoco, è scattata la risposta di Israele con raid dell'aviazione, colpiti obiettivi militari, infrastrutture ed anche l'ufficio del leader dell'organizzazione radicale islamica palestinese, Haniyeh. 7 i feriti tra i palestinesi. Nello stesso momento a Washington il premier Netanyahu incassava dal presidente americano Trump il riconoscimento della sovranità di Israele sulle alture del Golan e il diritto dello Stato ebraico a difendersi.